queste facce soddisfatte, questo mi fa piacere. Sono le facce di cittadini, di comitati di quartiere, dei lavoratori che hanno operato su questa strada, dell'impresa. E questo significa sostanzialmente, in questa opera c'è stata una comunità di intenti, di buone volontà, di impegno, che permette di fare le cose. Quindi significa che è possibile, significa che quando c'è questa comunanza di intenti, quando i comitati di quartiere non si limitano a protestare ma chiedono cose concrete e sollecitano in termini giusti, quando i politici, quando gli amministratori sono radicati nel territorio e quindi sanno interpretare le esigenze del territorio, quando le ditte sanno lavorare bene, le cose si fanno. Allora dobbiamo essere molto orgogliosi di tutto questo, dobbiamo essere orgogliosi soprattutto di aver dato un segnale nella Roma che cresce, nella Roma nuova, nella Roma delle persone che lavorano, delle persone che magari pezzo dopo pezzo sono, in qualche modo sono riuscite ad avere un appartamento, sono riuscite a costruirlo, sono riuscite in qualche modo ad allargare, a dare una speranza diversa alla nostra città. Noi vogliamo stare vicini a queste persone. Ecco, questo è il segno di quest'opera, questo è il segno di un fatto, di un'opera realizzata con estrema rapidità, questo è il segno del fatto che si è fatta una cosa utile senza sprecare i soldi, dando una risposta. Quando si fanno gli insediamenti abitativi spesso e volentieri c'è l'interesse privato, ma il dato di fondo è che oggi noi abbiamo fatto quell'urbanizzazione che si doveva fare 30 anni fa, oggi l'abbiamo risolta e vogliamo portare, grazie alle delibere che stiamo facendo, tutta l'urbanizzazione che in periferia manca. Noi dobbiamo fare in modo che siano risarciti tutti i cittadini che nel passato sono stati ingannati da una cattiva politica e da una cattiva impresa. Dobbiamo invece far vincere la buona politica, la buona partecipazione e le buone imprese. Grazie e un abbraccio a tutti.